E direi che a questo punto possiamo iniziare. Di nuovo grazie a ciascuno di voi per aver deciso di partecipare questa sera all'evento organizzato da Sketchin, The Future of Banking, come i servizi bancari possono crescere intorno alle persone. Questa serata sarà condotta insieme agli amici di Flowy. E insieme racconteremo, anche con l'aiuto di Sergio Luciano, direttore di Economy, come sta cambiando il settore dei servizi bancari, delle relazioni delle persone con la propria banca. Un po' presenteremo uno scenario di envisioning su qual è il punto di vista di Sketchin di questa trasformazione, e lo affiancheremo a un caso reale, che è appunto quello di Flowy, che racconta come queste intuizioni in realtà non siano soltanto delle visioni, ma siano delle opportunità che già vengono raccolte fattivamente da alcune realtà del mercato. Ci accompagnerà appunto in questo racconto Sergio Luciano, direttore di Economy, che farà la moderazione di questo evento e ci solleciterà i relatori con domande. E Luca Mascaro, invece, CEO ed Head of Design di Sketchin, presenterà lo scenario di envisioning su quello che potrà essere il Future of Banking. E Ivan Mazzoleni, Roberto Sommacale, Barbara Pragatto di Flowy racconteranno un nuovo modo di fare banca. Il nostro pomeriggio, tardo pomeriggio, inizio serata, si concluderà con le domande dal pubblico e ci saluteremo verso le 7:15 al massimo, giusto in tempo per una seconda parte della serata con la nostra famiglia, con i nostri amici, con i nostri amici. Io lascerei la parola a Sergio Luciano e darei ufficialmente l'avvio a questo momento e a questo appuntamento. Bene, buonasera. Ringrazio Francesca di questa introduzione e ringrazio tutti gli organizzatori di avermi chiamato. Dice, ma perché uno all'inizio ringrazia? Magari ringrazia alla fine. No, io ringrazio perché in effetti nella mia personale esperienza di giornalista economico, che come si vede facilmente non è di primo pelo, il tema delle banche come oggetto critico del sistema, capace di agevolare o di impedire, di fluidificare o ostacolare qualunque fenomenologia economica importante e anche spesso fenomenologia sociale, è un tema di 40 anni fa. Cioè, una delle prime cose che ho capito. E l'ho capita quando hanno cominciato a dirmi in tanti: guarda, che se tu vuoi raccontare l'economia, devi capire le banche, devi conoscere le banche all'interno, perché è lì che si decide tutto. Questo mantra aveva una carica istruttiva importante, ma conteneva anche una serie di warning che puntualmente uno dopo l'altro stanno arrivando a pettine. Erano delle avvisaglie contro il rischio che tanta aggregazione, concrezione di potere in una categoria di business comporta, il rischio di una perdita della razionale, di una perdita del senso della realtà, della misura, della prudenza, di una tentazione all'eccesso di potere, all'abuso di questo potere, che purtroppo, senza fare casi, sarebbe inutile e non è la sede, in tanti casi, negli ultimi 20-30 anni, e ben prima che l'avanzata del digitale aprisse nuove prospettive e ponesse nuove sfide, ben prima hanno connotato l'evoluzione, anche l'involuzione del settore bancario. Che cosa sta succedendo, secondo me? Ma io posso raccontare da osservatore, ma vi prometto un minuto di perdere tempo, non altro, perché abbiamo cose più interessanti da sentire. Posso raccontare quello che si vede. Si vede a occhio nudo un modello di business in crisi per le stesse ragioni per le quali è cresciuto, un uso sempre più complesso del mestiere principale che le banche avevano da sempre per costituzione, che è quello di prestare denaro a chi fa impresa o a chi deve investire comunque soldi che non ha. E a fronte di una rischiosità crescente di questa attività primaria e di una vigilanza su come questa attività viene esercitata, che in maniera ondivaga è sempre stata a volte troppo distratta, permettendo disastri, e a volte troppo occhiuta, soffocando l'attività anche quella normale. Direi che
dal 2008-2009 in poi ci troviamo in questa seconda fattispecie, cioè fare banca secondo i criteri tradizionali è molto molto difficile. Sono scomparsi alcuni filoni di ricavo caratteristici di questa industria e d'altra parte il boom del digitale e le infinite innovazioni apportate dal digitale al settore dei servizi finanziari e del credito sono state salutate all'inizio come una opportuna e come dire, benedetta e benefica possibilità di alleggerire determinati costi. E pian piano sono diventate un'alternativa e adesso per molti sono o un'alternativa da cavalcare o una minaccia contro cui combattere. Per venire al dunque, qual è una delle cose che, delle tantissime cose che questa congiuntura più unica che rara e speriamo di non rivederla mai più del Covid sta portando nel mondo? Ha portato a un'archiviazione di una parola che secondo me non è stata molto felice nell'accompagnare e nello scandire la rivoluzione digitale, disruption. E disruption è una parola che anche in inglese, dove la sfumatura è diversa, ha comunque un contenuto violento. No, mi fa pensare alla rottamazione, alla distruzione, in quanto rottamazione di una macchina vecchia perché prendi quella nuova, migliore, come siamo contenti. Sì, però, insomma, se la macchina vecchia poi contiene 10.000 dipendenti, magari quelli sono meno contenti. Allora, disruption digitale, ecco, sta declinando, come modo di dire. E scopriremo, secondo me, stasera, tra le tante cose interessanti che ascolteremo dai nostri relatori, che nel settore dei servizi finanziari e creditizi la contaminazione del nuovo, che le esperienze di stasera secondo me esaltano, è virtuosa, cioè non è distruttiva, ma semmai evolutiva, può permettere anche a realtà antiche o antiquate, perché usando la parola appropriata così dobbiamo definirne alcune, di evolvere e quindi può creare valore nuovo senza superando e archiviando quelli che valori non sono più, senza però lasciare terra bruciata come Attila del suo passaggio. Quindi io credo che oggi la confluenza tra il fintech, quindi il digitale applicato alla finanza e al credito, è quello che di più importante c'è nelle vecchie banche, cioè tanto pubblico, tanta gente che ci si affida. Lo sappiamo che nei primi 9 mesi di quest'anno gli italiani hanno depositato sui conti correnti bancari non fruttiferi 1.690 miliardi di euro, sono tanti soldi, hanno lasciato in deposito, hanno accresciuto di 200 lo stock che già c'era. Avere in banca 1.700 miliardi che non rendono come famiglie italiane significa da una parte meno male essere protette da un po' di incognite del futuro ed essere più solide di quanto appaiono, e siamo tutti contenti di questo, ma significa anche che ancora le banche rappresentano per le famiglie un riflesso quasi condizionato di protezione e di sicurezza. Bene, soltanto questo però, cioè stanno diventando una succursale del materasso. Il materasso è il luogo dove le nonne contadine dell'Italia degli anni 20 mettevano i soldi per ripararli, per proteggerli da ladri, adesso li si mette in banca sapendo che se ne ritireranno meno di quelli che sono stati messi. Ebbene, questo ci dice che le banche hanno ancora un goodwill, cioè un avviamento commerciale importantissimo, che rischia, se non gestito e se non fatto evolvere, di diventare un badwill. Non bastano, ci vogliono, ma non bastano le operazioni di aggregazione, di economia di scala, come quelle alle quali stiamo assistendo con frequenza anche in Italia. Quelle ci vogliono, ma non bastano se non sono portatrici e facilitatrici di un'evoluzione di modello che, come diceva il titolo del nostro incontro letto poco fa da Francesca, sia ripensato attorno ai servizi e alla persona e non più intorno alle regole e alle privative. Non è facile, per niente, però sta succedendo attorno a noi con una pluralità di fenomeni che sicuramente non saranno tutti a 24 carati, ma sono tutti interessanti e sono sicuramente la direzione dove bisogna guardare, dove bisogna muoversi. Mi fermo qui perché credo di aver parlato anche troppo e nel ringraziarvi ancora chiederei da scaletta a Luca Mascaro di introdurre invece, come sa far lui, nel merito lo scenario del nostro tema. Grazie. Grazie mille. Allora, oggi sono lieto di presentarvi e poi discutere con tutti gli amici quello che è una prospettiva su cui stiamo lavorando da più di un anno e mezzo. Stasera vi sveliamo quello che è una progettualità che è nata circa 2 anni fa e che abbiamo portato avanti proprio per rispondere a alcune domande legate al mondo bancario in cui lavoriamo molto, però dove
diciamo che i limiti di molti progetti si vedono e, beh, come dopo discuteremo, spesso ce li autoponiamo. Però questa attività qua, giusto per identificarla, è nata all'interno di un team di ricerca e sviluppo che abbiamo costruito all'interno di Sketchin più o meno un anno e mezzo fa, che ha come obiettivo quello di fare pura esplorazione di quello che è il limite della tecnologia. Cioè, quindi oggi potenzialmente cosa è possibile fare? Qual è il limite? Come possiamo portare al limite per la tecnologia per dare un beneficio alle persone? E come possiamo effettivamente, quale può essere lo scenario verso cui tendiamo? Quindi, di fatto, come team, noi quello che facciamo è da un lato esplorare quali sono i futuri possibili nelle diverse industrie e quali sono quelli plausibili e quelli che addirittura preferiamo, ma soprattutto cerchiamo anche poi di portare all'indietro quello che è una visione del futuro per cambiare il business di oggi. Cioè, noi crediamo profondamente che sia importante come progettisti cercare di domandarci come può evolvere senza vincoli quello che è un contesto, quello che è un mercato, quello che è un limite che oggi una certa industria, magari consolidata da 100 anni, pone di fronte alle persone che invece hanno altre aspirazioni, hanno altre aspettative. Quindi andare a esplorare oggi quello che è un futuro più lontano per poi portarlo in una concretezza progettuale è proprio quello che faremo stasera. Cioè, noi oggi vi presenteremo ciò che abbiamo visto in un futuro a 5 anni, questo già 2 anni fa, però contemporaneamente il progetto Flowy rappresenta l'implementazione del domani di quello che noi abbiamo visto. Quindi è un po' questo percorso tra i diversi futuri. Andiamo sul tema delle banche con la sfida che ci siamo dati e soprattutto sul tema del banking, della relazione bancaria che ci siamo dati un paio d'anni fa. Il punto qual è? Il punto è che oggi il rapporto con le persone con la propria ricchezza è cambiato in modo importante. Se pensate il numero di la percezione che si ha della possibilità di investimento, della possibilità di gestione delle proprie finanze, della possibilità della propria relazione, del quanto è importante una solida finanza per realizzare i nostri progetti come persone, come individui all'interno del ciclo di vita della propria vita. Diciamo che il modello dell'importanza, però anche i limiti di questa relazione tra clienti e banche sono diventati estremamente evidenti. Tante opportunità, ma anche tanti limiti e soprattutto tante opportunità date da piccoli attori, ma magari il mondo bancario non era cambiato così tanto quello con cui avevamo le relazioni. Infatti, siamo presi dall'assunto che comunque c'è un punto fondamentale, che il settore bancario pro futuro ha sicuramente bisogno di cambiare ed evolversi, più che altro per cambiare prospettiva, cercare di essere colui che aiuta il cliente, la persona ad raggiungere il suo successo e non raggiungere il proprio obiettivo. Quindi quello che ci siamo domandati è che forma potrebbe avere una banca, un modello di servizio bancario, un modello di esperienza che in qualche modo da un lato sia più inclusivo e che quindi abiliti anche non solo le persone altamente alfabetizzate al digitale a utilizzare questo tipo di servizi che chiamiamo fintech, quindi un approccio inclusivo verso tutta la popolazione, ma dall'altro lato un approccio anche in cui la banca veramente capisce chi sono, che cosa ho bisogno, quali sono i miei obiettivi. E quindi divento un partner, non più semplicemente un fornitore di servizi. Quindi vado al dunque. Noi ci siamo immaginati un nuovo modo di interagire con la banca che potrebbe essere in realtà già oggi realizzabile. Parte del progetto è stato quello di verificare proprio la fattibilità tecnica di questo tipo di tecnologia. È chiaro che è posto come visione perché è un percorso. Oggi qual è il tema delle banche? Oggi il mondo delle banche in realtà è un mondo ridefinito e frammentato in cui i consumatori percepiscono un po' il mercato diviso in 3 grandi divisioni, come se ci fossero da un lato le banche tradizionali, le banche digitali e le neobank, ognuno con percezioni diverse, aspettative diverse e realtà diverse. Però questa frammentazione, che è poco rilevante come persone, che alla fine noi dobbiamo avere i soldi a disposizione per fare le nostre operazioni, magari per raggiungere dei progetti, per costruire delle iniziative, per aprire un'attività, che sono queste le cose veramente fondamentali. Ci troviamo alla fine in un mondo dove la gest nostra gestione finanziaria è estremamente frammentata. Alla fine noi abbiamo fatto un po' di ricerca sul campo già 2 anni fa.
quello che emergeva in modo molto importante è che c'era un approccio sperimentale. Molte persone iniziano ad avere plurimi conti bancari, iniziano ad avere investimenti differenziati invisibili per in ogni singola banca, ma dove alla fine quello che sta emergendo è che negli ultimi anni quello che succede come contesto è che noi come cittadini, come persone, come esseri umani stiamo provando questi diversi servizi, stiamo cercando qualcosa di diverso. Stiamo cercando qualcosa di diverso che probabilmente non stiamo ancora trovando. E soprattutto però in questa ricerca partiamo da un aspetto che è molto importante, vale a dire un paradosso che è dato dal fatto che noi in questo momento abbiamo un'estrema fiducia nella banca perché preservi il nostro patrimonio. Però contemporaneamente non ci aspettiamo nulla di più. Cioè la banca non è un attore di fiducia oltre la detenzione del patrimonio. La maggior parte delle persone non credono che le banche agiscano nel loro migliore interesse, questa è una percezione condivisa, possiamo discutere se è vera o non è vera, però è un credo, è un bias delle persone. Però contemporaneamente c'è un bisogno sempre più latente che pone la domanda del ma oggi il mio obiettivo è capire come spendere in modo giusto i miei soldi, come investirli nel modo corretto. E nel modo corretto potrebbe voler dire non soltanto dal punto di vista finanziario, ma potrebbe voler dire dal punto di vista della sostenibilità ambientale, potrebbe voler dire da un punto di vista etico. E quindi il mondo negli ultimi 5 anni è diventato estremamente più complesso e sfaccettato. Quindi ci siamo fatti una domanda: come potrebbe essere una banca che centra il successo sui propri clienti con una esperienza che in qualche modo vada completamente nell'interesse del cliente? E come facciamo a realizzarla portando al limite la tecnologia che abbiamo noi oggi e l'utilizzo dei dati? Quindi ci siamo immaginati un percorso verso una nuova banca. Una nuova banca che è un nuovo modo di fare banca, un nuovo modo di fare banking, che in qualche modo parte da tre pilastri. Tre pilastri che vanno ridefiniti dalle fondamenta, che devono cambiare, essere i pilastri con cui di fatto l'interazione col mondo bancario può andare a ricostruire quello che è l'aiuto e l'interesse che si ha verso noi come persone. Quindi, in primo luogo, la banca può e deve diventare una lifestyle company, deve essere qualcuno che mi conosce, che in qualche modo mi aiuta e non è più semplicemente mi personalizza i prodotti, ma che in qualche modo mi aiuta a pianificare le soluzioni, mi aiuta a anticipare gli ostacoli e mi permette di realizzarmi non solo finanziariamente, ma magari eticamente e con il mio comportamento. Una banca dove i dati che possiede sono il vero capitale, ma sono anche l'asset che mi aiuta a operare meglio. Quindi, perché la banca, che è il maggiore detentore di una grossa parte dei dati della mia vita, non li può utilizzare per migliorarmi la mia vita in termini generali? Quindi, siccome loro li hanno, piuttosto che perché non li valorizzano, ma per me, come essere umano? E poi soprattutto un ragionamento sul come la banca può superare la sfiducia della base di adozione di quelli che sono i servizi bancari e in realtà in qualche modo mi possa veramente aiutare a realizzarmi nella vita, ad andare oltre, oltre in tanti sensi, sapendo che ci sono diverse persone che hanno obiettivi diversi. Quindi qual è la nostra visione sui servizi bancari del 2025? Beh, in primo luogo, questo in ottica un pochino più di inclusività, anche dato il contesto del Covid che poi è emerso nel frattempo, sicuramente quello che noi ci immaginiamo è che la nostra relazione con la banca probabilmente evolverà su tre asset tecnologici che oggi sono emergenti nel mondo dell'experience design, ma che potrebbero essere concreti. Quindi probabilmente interagiremo con una banca sì digitale, ma anche fisica, sempre di più attraverso interfacce adattive, dove vi spiegheremo cosa intendiamo. Attraverso canali che sono sì digitali, ma magari sono anche vocali, virtuali, testuali e fisici, perché non dimentichiamoci che non scomparirà la relazione di persona e la relazione fisica, perché se vogliamo raggiungere tutta la popolazione è importante essere presenti a 360 gradi. Ma soprattutto è molto probabile che la banca, che meglio il banking e comunque l'intelligenza della banca, venga veicolata attraverso le tecnologie agentive. Quindi cosa vuol dire tecnologia agentiva? Vuol dire che probabilmente noi, al posto di utilizzare semplicemente i servizi, probabilmente potremmo avremmo bisogno che la banca diventi una sorta di embodiment di un'intelligenza artificiale o comunque una personificazione dell'attore banca che ci dà una mano, che però mi aiuti non soltanto a
fare le mie operazioni dispositive, fare un bonifico, fare un prelievo e fare un investimento, ma anche a completare i miei task e raggiungere i miei obiettivi finali e magari farlo in modo empatico, adattivo e proattivo. Quindi oggi vi presentiamo EMI. EMI è una possibile banca del futuro. Che cos'è EMI? EMI è un agente software, chiamatelo intelligenza artificiale, chiamatelo ecosistema di servizi, chiamatelo... ci sono tante definizioni, però concretamente è l'interfaccia digitale con cui come esseri umani ci interagiamo e ci affidiamo alla banca, come se fosse il nostro consulente finanziario digitale, in qualche modo. E da qui parte il nostro scenario. Noi come ci siamo immaginati? Beh, in primo luogo è cosa succederebbe se il nostro rapporto con la banca, di fiducia con la banca, partisse istantaneamente dal primo contatto e quindi EMI si presentasse in modo molto, molto friendly e in qualche modo ci dica in cosa ci può aiutare a essere più sostenibili, ci può aiutare a essere più responsabili, ci può aiutare a essere più aggressivi finanziariamente. Quindi, soprattutto, che cosa può fare per noi EMI non quando la stiamo utilizzando, ma quando non la stiamo utilizzando? Quindi, questa agente virtuale, cosa può fare per noi quando nelle 23 ore e 50 minuti al giorno con cui non abbiamo a che fare con lei? Questa è la domanda. Quindi ci siamo immaginati un EMI che quando ci chiede di fare un onboarding ci chiede di capirci meglio, quindi ci chiede di capire che nome gli vogliamo dare, ci chiede di capire che tipo di personalità, se è aggressiva o non aggressiva, se vogliamo che sia molto intrusiva, molto molto soft. Ma soprattutto gli chiediamo ad EMI di conoscerci, quindi EMI conosci il mio volto, EMI conosci la mia attitudine all'investimento, al comportamento, EMI ascolta anche le mie aspirazioni. Il mio obiettivo non è fare più soldi, il mio obiettivo è viaggiare per il mondo e potenzialmente esplorare la natura. Questo è quello che vorrei che mi aiutasse a raggiungere la banca come obiettivo. E questi dati, queste informazioni possono essere utilizzate in qualche modo per andare a costruire un'identità di EMI. Quindi un EMI che da qui in avanti può cambiare l'approccio che noi ci aspettiamo dalla banca, perché noi non vogliamo per forza che la banca sia sempre uguale per noi con noi, ma magari vogliamo che la banca si prenda cura dei nostri obiettivi di sostenibilità, piuttosto che sia molto professionale e molto puntuale. Quindi questo cosa porta? Beh, porta ad alcune caratteristiche. Per esempio, noi ci siamo immaginati che un EMI possa in qualche modo darci una visione integrata e unica delle nostre finanze, ma correlata, per esempio, ai nostri obiettivi. Quindi un EMI, quella più scura, che è più legata al guarda che questi sono i servizi che sono attivi, li puoi disattivare, puoi risparmiare, questo è il tuo obiettivo, questo è come stai spendendo, oppure un EMI più sostenibile che in qualche modo dica guarda che ti manca potresti sostenere queste iniziative che hanno bisogno di fondi, piuttosto che guarda che potresti il tuo impatto finanziario sta generando questo tipo di impatto ambientale, piuttosto che disattiva quel servizio, ma non tanto perché devi risparmiare i 4 euro al mese o i 5 franchi al mese, ma disattiva quel servizio perché magari puoi risparmiare un certo tipo di impatto energetico. Una banca, un EMI, che ti può aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, ma non semplicemente come oggi c'è in molte banche il set all'obiettivo di conto corrente, di conto risparmio in cui dici aiutami a risparmiare 7.000 euro o 10.000 franchi, ma un EMI che dice dimmi cosa vuoi comprare, vuoi comprare una macchina, vuoi fare un viaggio? Uso la mia intelligenza per capire quanto costa sul mercato e quindi ti ottimizzo effettivamente, ti dico guarda che forse sei più vicino all'obiettivo di quello che pensi, ci penso io a darti una mano a capire quanto ti serve per raggiungere quell'obiettivo lì e lo facciamo assieme. Cerchiamo di lavorare assieme sul tuo obiettivo, ma non in termini di numero finanziario, ma di risultato. Una banca che in qualche modo può guardare come stai spendendo e se sa che sei molto attento al risparmio o hai bisogno comunque di essere efficace, ti può aiutare a capire come cambiare servizi, quindi magari in un click cambiare assicurazione auto, cambiare, toglierti decine di ore di attività extra, attività lavoro che tu dovresti fare se ti accorgessi che stai spendendo troppo, quindi ti può aiutare a ottimizzarli, come anche ti può aiutare a investire, quindi
guarda che stai tenendo questi soldi molto fermi, volendo potresti anche investirli in quest'ottica qua per risparmiare. Quindi, in generale, una banca che dal punto di vista puramente finanziario, veramente si occupa di mettere da parte i soldi per te. Tra valute, tra investimenti, tra risparmi, tra spese. Però questo, se volete, è ancora molto vicino a quello che è il purpose delle banche. Ma andiamo oltre. E se la banca capisse attraverso i tuoi pagamenti quali sono i tuoi comportamenti e le abitudini in cui non sei consapevole e quindi ti aiutasse, per esempio, a ottimizzare il tuo termostato di casa perché vede che se non sei efficiente in quello, piuttosto che scopre, capisce che tu stai sottoscrivendo un'offerta energetica che però non è sostenibile, non è rinnovabile, ma alla stessa cifra potresti avere un'offerta rinnovabile che è più vicina ai tuoi valori. Queste sono tutte cose che tecnicamente sono fattibili in una visione di banca aperta che in qualche modo abbraccia il mondo e abbraccia non l'obiettivo finanziario, ma l'obiettivo tangibile e sostanziale delle persone. E questo diventa potenzialmente uno scenario rilevante, che poi ti porta alla fine dell'anno di avere il tuo annual report, ma non solo un annual report finanziario, ma un annual report in qualche modo che ti dice che tipo di impatto hai avuto sul mondo attraverso il tuo comportamento finanziario e attraverso tutti i tuoi comportamenti che hai a 360 gradi. E questo diciamo che copre una buona parte delle esigenze abbastanza tipiche della banca, però anche in altri servizi più avanzati, come gli investimenti, come i mutui, le ipoteche, anche lì la banca potrebbe fare di più. Un EMI potrebbe, per esempio, se tu stai cercando casa a Milano e vuoi fare un'ipoteca, un mutuo, in realtà perché la banca non ti può aiutare anche proprio a identificare la casa che ti puoi permettere? Perché la banca non ti può aiutare a capire quali sono gli immobili che sicuramente le finanzierebbe, che quindi dato in un certo tipo di prezzo, mortgage e tasso di interesse con relativo monitoraggio, io come banca ti posso aiutare nel task end-to-end, ti posso aiutare effettivamente a dire guarda che anche nel mio interesse cerca in questo modo qua, così meno siamo entrambi più sostenibili finanziariamente, lavoriamo assieme, piuttosto che anche avere a cuore il tuo business. Ti vuoi mettere in proprio? Va bene, ti do una mano anche a capire, per esempio, quali servizi attivare. Posso darti una mano a capire quali attività di investimento fare e addirittura arrivare come banca a supportarti in quello che è il tuo prossimo evoluzione di business. Se io come banca, conoscendo tutto il sistema economico, so che effettivamente potresti avere un'espansione del business, ti potrei anche aiutare in queste operazioni più evolute. Questa è tutta un'attività che ci immaginiamo sia fattibile con un'interazione che di fatto è uomo-macchina, ma che in realtà è molto relazionata tra uomo e agente. Quindi siamo come esseri umani, ci troviamo ad avere un partner digitale che ci dà una mano, dandoci insight utili, dandoci intelligenza che ci aiuta a raggiungere meglio i nostri obiettivi, di qualunque tipo siano. Però è chiaro che tutti quanti poi a un certo punto abbiamo bisogno di una relazione umana, perché certe operazioni più complesse vogliamo parlare con qualcuno di cui ci fidiamo. E qui c'è un ennesimo passaggio che potrebbe cambiare il modello di servizio bancario. Quindi, se EMI ti aiuta, per esempio, a capire qual è il tuo consulente che è più adatto, quindi ti aiuta a capire come fare un appuntamento a casa, in banca, in videochiamata, ma data l'ora e dati i giorni in cui sei disponibile per conoscere per la prima volta il tuo consulente, magari ti può dire anche, guarda, questi sono i consulenti più adatti alla tua attitudine, ai tuoi obiettivi, a quello che è il tuo purpose. Però anche questo è il rating degli utenti, quindi permettere un livello di fiducia rispetto a guarda che altre persone che hanno questo interesse sulla sostenibilità come te si sono trovate molto bene con questo consulente bancario, valla a incontrare. E qui potrebbe cambiare anche il modo della la banca stessa, nell'intesa di come banca fisica. Perché la filiale della banca del futuro potrebbe essere un business center, potrebbe essere uno spazio in cui le persone vanno lì per parlare col proprio consulente, per fare le operazioni, ma anche magari per lavorare, magari anche per interagire. E quando si va a interagire, siccome la fiducia magari con un consulente nuovo, col proprio consulente, di fatto si sta creando magari in quel momento, o comunque c'è una fiducia umana verso il consulente, però è chiarissimo che oggi il mondo è troppo complesso perché un singolo consulente abbia la visita del mondo. Ecco, qui EMI può dare una mano ancora ulteriore. EMI potrebbe essere un'entità che entra anche nel mondo fisico,
magari appunto attraverso uno schermo, un altoparlante ambientale, e quello che fa è diventa una conversazione a tre. Io parlo col mio consulente, Amy ci ascolta e ascoltandoci in realtà ci dà immediatamente degli insight, ci dice esattamente quali sono quelle informazioni che il consulente dovrebbe prendersi, magari andare a studiare sul suo computer giorni dopo, per poi fare un altro appuntamento e darci risposta. Quindi un approccio estremamente più snello, estremamente più trasparente, dove la fiducia è costruita attraverso una macchina, un agente software che in qualche modo aiuta a rendere trasparente le informazioni che ha il consulente e il cliente. Nella loro relazione e permette un empower molto forte nell'educazione finanziaria e nella crescita della relazione. Questo è come noi vediamo un potenziale sviluppo di quello che è la relazione col banking nei prossimi anni, che ci porta sicuramente ad una serie di cambiamenti radicali. In primo luogo vediamo aprirsi un'enorme opportunità per le banche. Perché in realtà questo potrebbe la trasparenza veicolata attraverso agenti software e attraverso agenti, tecnologie agentive e comunque prendersi cura di quelli che sono gli obiettivi delle persone dall'inizio alla fine, in realtà cambia completamente il concetto di customer centricity della banca, perché non è più il cliente al centro che io devo semplicemente servire, ma come sempre con una certa distanza, sempre dalle due parti della scrivania. Ma diventa un approccio di customer centricity in cui due persone o due entità, una la banca, uno il consulente bancario e il cliente, si trovano assieme a vedere le stesse cose, a guardare gli stessi obiettivi, a guardare lo stesso concetto di successo. E questo per noi potrebbe essere veramente il salto che porta da un lato il mondo delle banche digitali a essere veramente più inclusive. E quindi a riuscire ad accedere a un numero sempre maggiore di persone sulla popolazione, anche anziani, però contemporaneamente ricostruire uno stato di fiducia che oggi un pochettino si è perso e che potrebbe invece portare veramente non più la banca a essere l'attore fidato della relazione, ma la relazione stessa a essere il motivo per cui si genera fiducia, perché di fatto si vede proprio come una parte diventa il partner degli obiettivi di vita dell'altra. Questa è una visione che, sviluppata un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, noi abbiamo continuato ad evolvere e sviluppare, che oggi rendiamo pubblica. Quindi abbiamo fatto questo lavoro qua per diversi mesi, però diciamo che fino ad oggi lo stavamo raffinando e lo stavamo evolvendo su diversi fronti. Da oggi questo scenario lo renderemo pubblico, quindi stasera lo stiamo già pubblicando sul sito, stiamo pubblicando tutti questi contenuti come la nostra visione, però è importante dire che questa visione qua in realtà è stato anche un motivo di incontro con quello che è il mondo di Flowey, quando loro non si chiamavano ancora Flowey e quando è nato. E infatti è interessante come questo progetto di ricerca e sviluppo si è incontrato con un altro progetto di ricerca e di sviluppo reale di una nuova banca, che però aveva un purpose molto allineato e dove in realtà abbiamo potuto in parallelo portare molti di questi concetti qua integrati con quella che era la visione delle persone di Flowey. Verso una realtà che già oggi è già concreta, e quindi quel passaggio della visione futura 2025 già oggi è diventata reale. E io qui passo la parola a Ivan e gli amici di Flowey per la loro presentazione. Ciao Luca, ciao Sergio, ciao a tutti gli amici che ci stanno seguendo, amici che penso abbiano, diciamo, un senso, un obiettivo comune, cioè quello di minimo provare a guardare da una prospettiva diversa le cose e poi probabilmente, auspicabilmente, a diventare dei change maker, cioè coloro che fanno accadere concretamente le cose. Sì, l'incontro con Schecin è proprio avvenuto su un fit di visione e che nasce dai valori di Flowey. Se possiamo andare avanti, perfetto. È importante raccontare un po' Flowey, che cos'è, chi è. In primis, è una newco, quindi una vera e propria fintech, perché abbiamo
tanto di sviluppatori. Produciamo quotidianamente, come racconteranno dopo i colleghi Roberto e Barbara, linee di codice, ok, working software, simile appunto a una software house, quindi è tecnologia ed è dedicata a che cosa? Al mondo del banking. 100% gruppo Banca Mediolanum, ma è importante capire, diciamo, la ragione anche giuridica che è stata scelta. È una società benefit, unica nel suo genere nella finanza italiana. Non vuol dire che facciamo donazioni o facciamo raccolte, siamo for profit, è un SPA. Io, in quanto amministratore delegato, e poi dopo magari in un confronto con Sergio affronteremo un attimo del perché non mi titolo amministratore delegato ma cultural energy orchestrator, come amministratore delegato, però, detto in una maniera più classica, devo cercare un equilibrio di conto economico, che per una newco, una startup e nell'ambito fintech è veramente sfidante, ma al tempo stesso pari responsabilità dell'impatto sociale, perché è a statuto. Noi a statuto abbiamo indicato la ragione di esistenza di Flowy. La ragione di esistenza, di esistere di Flowy, è educare la next gen, tra virgolette, dopo punti di sospensione, non è solo Gen Y e Gen Z, ma è una nuova mentalità, attraverso, cioè, di educarla all'innovability, innovazione funzionale alla sostenibilità, come favorendo un aumento di consapevolezza nella propria relazione con le risorse, che siano esse personali, emozioni, tempo, denaro, o siano esse ambientali. Il fine ultimo è quello di promuovere lo spirito imprenditoriale. Auguriamo a tutti gli italiani o tutti di diventare Ennio Doris, magari, buon per loro, sicuramente 60 milioni di Ennio Doris renderebbero un'Italia migliore, ma il nostro augurio invece è quello più semplice, più umile, è quello di alzarsi alla mattina e essere imprenditori di se stessi. Che cosa vuol dire? Vuol dire esercitare il dono più grande dell'essere umano, il libero arbitrio, cioè decidere a destra o a sinistra perché è cosa buona, saggia e giusta per me e per il mondo, il contesto in cui abito, senza dipendere da nessun tipo di sussidio, finanziamento o indicazione altrui. Questo riteniamo che sia davvero molto importante per lo scenario futuro, di dove l'incertezza non potrà che aumentare. In un aumento dell'incertezza, più leghi delle persone a delle dipendenze, più le indebolisci. In uno scenario di incertezza, più rendi le persone autonome, indipendenti, intraprendenti, e più rendi forte tutta la società. Andando alla nostra purpose, cioè il proprio la vocazione di tutta l'azienda, qui si vede un po' i miei 10 anni e mezzo di Microsoft. We empower people to live a meaningful, sustainable, happy life. Empowerment è un termine molto importante, perché vuol dire dare libertà, autonomia, abilitare alla possibilità le persone a vivere che cosa? Una vita piena di significato, dopo ci torneremo, sostenibile da 3 punti di vista: per la loro salute, per le loro risorse economiche e per l'ambiente, e una vita felice. Felicità e significato sono praticamente strettamente correlati, perché ci siamo ispirati, se passiamo alla prossima slide, ci siamo ispirati a 2 macro filosofie. Una più orientale, quella dell'ikigai, termine dal giapponese ragione di vita, e qui sono gli studi che Francesc Miralles ha condotto, autore di fama internazionale, che lavora con noi, ci ha ispirato, e che gli studi sulle Blue Zone, dove ci sono concentrazioni di ultracentenari, e sono l'isola di Okinawa, la Sardegna, Barbagia in Sardegna e Panama.
Che cosa compiono queste persone in generale? Uno stile di vita in generale sano, movimento, cibo sano, ma in particolar modo sono tutte caratterizzate da un fortissimo ricerca orientamento di quello che è il proprio scopo di vita, la ragion d'essere. Ha quattro dimensioni: ciò che si ama davvero nella vita, quello che si è bravi a fare, quello che si è pagati per fare e ciò di cui ha bisogno il mondo. Una persona bilanciata in questa, diciamo, rosa dei venti è una persona pienamente realizzata ed è dimostrato da ricerche scientifiche che è una persona più felice e mediamente vive pure più a lungo. Tanto è importante per noi la felicità che l'altro guru, maestro a cui Yoda, a cui ci siamo rivolti, è Tal Ben-Shahar, autor, cioè Harvard professor e pioniere negli studi sia della positive psychology e soprattutto degli studi sulla felicità, con cui mi sono personalmente certificato negli Happiness Studies Academy. Ha creato un framework di riferimento SPIRE Model, Spiritual, Physical, Intellectual, Relational and Emotional. Questi sono cinque grandi elementi attorno ai quali, quindi Ikigai al centro, che è legato a spiritual, perché Tal non intende senso religioso ma di scopo di vita, e poi abbiamo declinato la costruzione di valore di Flowy attorno allo SPIRE Model. Prossima. Flowy alla fine che cosa vuole essere? Come ha raccontato Luca, un vero e proprio compagno di viaggio delle persone che ha un fine, e qui il quote dovuto è Richard Taylor, premio Nobel per l'economia 2017, La spinta gentile. Quindi vogliamo a tutti gli effetti essere una platform, un ecosistema in grado di dare gentle nudge, spinte gentili finalizzate a il miglioramento della vita delle persone. Se passiamo alla prossima slide, questo è un po' in essenza che cosa siamo. Tecnicamente siamo una email, un istituto di moneta elettronica, siamo quindi un conto di pagamento a cui è attaccata una carta di debito internazionale Mastercard. Poi i colleghi vi racconteranno anche le caratteristiche, perché la sostenibilità, essendo nel DNA di Flowy, si è espressa in ogni singolo elemento, compresa nell'icona un po' di Flowy del momento e la produzione della carta di debito internazionale in legno. Ma il fine, come diceva Luca, se una banca potesse veramente aiutare le persone ad avere successo, abbiamo l'obiettivo di aiutare le persone a scoprire il loro ikigai e a esprimere a pieno il loro potenziale, facendo tutto questo però prendendosi cura del pianeta. Perché una banca dovrebbe prendersi cura del potenziale delle persone? Ma voglio essere molto cinico e brutale. Ho avuto la fortuna, l'onore nel 2015, 15 luglio 2015 ad Atlanta, di incontrare Bob Johansen, uno dei pionieri dell'Institute for the Future, consulente di Satya Nadella, e nei forecast, purtroppo nel 2015 mi disse: Ivan, i problemi, la gente ha paura della terza guerra mondiale, non si combatterà mai, arriveranno le pandemie. Ci aveva azzeccato un pelino. L'altra cosa che mi disse è: guarda che il mondo va verso la self-entrepreneurship. Nel 2015 l'economia degli Stati Uniti era 40% della workforce, era in gig economy, è fantastica quando gira un po' tutto per il meglio. Tutti i governi e le organizzazioni sovragovernative non sono proprio pronte, equipaggiate a ridisegnare, non hanno ridisegnato un welfare, e non hanno ridisegnato tutto il sistema educativo per le persone. Quindi se il macro trend è la self-entrepreneurship, io come banca, lasciatemi dire che ho tutto l'interesse a aiutare le persone, come diceva prima Luca, nel suo envisioning,
a aiutare le persone ad avere successo, perché tanto più le persone cresceranno come individuo, come mindset, come competenze, resteranno aggiornati, saranno employable, tanto più probabilmente produrranno reddito. Se produrranno reddito, probabilisticamente produrranno anche risparmi e investimenti che, come ci ha anche raccontato Sergio, alcune voci di ricavo sono completamente sparite dal business model delle banche e quindi bisogna, essere capaci di andarle a compensare in altri modi. Io non mi dilungo oltre, sono un po', diciamo, appassionato di questi temi, potrei parlarne per altre 3 o 4 ore, ma vorrei dedicare il giusto tempo alle persone che con il loro lavoro, la loro fatica, giorno e notte, hanno, consentito poi la manifestazione concreta, la trasformazione in un artefatto dell'ingegno umano, quindi un'applicazione che è in mano ed è sui vostri telefoni iOS e Android. Barbara, the stage is yours. Grazie Ivan e grazie a Sketchin per avermi dato l'opportunità di fare questa presentazione e rappresentare il team di Flowy e Sketchin nel lavoro che abbiamo fatto a quattro mani. Parto con il dire che Flowy, ovviamente, come ha già detto Ivan, non è una semplice banca, ma quello che ci siamo detti dal giorno zero è che il nostro obiettivo era quello di fondere quattro industrie e devo dire che questa è stata una delle sfide più grandi. Dal punto di vista del design da affrontare, perché la nostra volontà era appunto quella di mettere a disposizione del cliente un ecosistema di servizi che fossero ben integrati tra di loro, senza però perdere la facilità e la semplicità di utilizzo per gli utenti finali. Quindi, se posso riassumere un po' quella che è stata la sfida, è quella appunto di creare un sistema totalmente integrato di funzionalità. Funzionalità che oggi cercherò di raccontarvi in maniera sintetica, cercando di toccare tutti gli aspetti, diciamo, più core della nostra applicazione. Ovviamente il fatto di mettere insieme più industry, che poi dopo Roberto vi racconterà nel dettaglio, si connota anche nell'architettura informativa un pochettino, diciamo, anomala rispetto al panorama bancario. Infatti, vabbè, nella home abbiamo un riassunto di quelli che sono i dati principali, che non sono solo quelli relativi al conto, ma sono anche le altre funzionalità, per esempio relative al benessere, come i passi che una persona fa rispetto all'obiettivo di fare 10.000 passi al giorno per tenersi in forma, quindi cercando sempre di abbracciare il concetto del benessere a 360 gradi. Passando poi alla sezione Money, che ovviamente si racconta da sola, raccoglie tutte le funzionalità relative all'aspetto più banking, e poi arrivando alla funzionalità, alla sezione di MIUI, che per noi è molto cara perché ci piace connotarci come una community di persone che vogliono creare un impatto nel mondo è qualcosa di migliore. Per questo motivo, una cosa, diciamo, anomala è il fatto di mostrare quante persone siamo nella community, quindi il numero totale di persone che hanno effettuato la registrazione e anche l'impatto che abbiamo avuto in termini di risultati. Quindi, per esempio, quanti alberi abbiamo piantato? Questa è una fotografia di questa mattina, quindi 183.000, quasi 184.000 utenti con un contributo di 12.000, in realtà sono di più perché abbiamo piantato anche degli alberi nell'ultimo evento che abbiamo fatto di
lunghezze d'onda, evento digitale, che è un evento carbon negative, cioè abbiamo piantato alberi per andare a sopperire tutte le emissioni di CO2 che sono state prodotte dall'organizzazione e la conduzione dell'evento. In ultimo, per concludere, la parte diciamo di Explore, che raccoglie un po' quelli che sono le funzionalità relative ai nostri servizi, ai nostri partner che sono all'interno del nostro ecosistema. Partendo dal mondo del banking, diciamo che abbiamo, qua l'obiettivo è stato quello di sbancarizzare i servizi di pagamento cercando di introdurre il concetto di relational banking in tutte le nostre funzionalità, dal semplice per esempio invio di denaro che possiamo vedere in questa slide dove l'utente può selezionare dalla propria rubrica i contatti che sono utenti Flowy, che noi chiamiamo Flowmy, e inviare dei soldi aggiungendo anche un messaggio e delle reaction come se fosse proprio all'interno di una vera e propria chat. Diciamo che il tema del relational banking poi viene abbracciato anche da altre funzionalità come quella delle spese condivise, dove gli utenti possono creare un gruppo di spesa, tracciare le spese comuni e ridarsi i soldi in maniera veloce e semplice. Ovviamente qui i principi di design che ci hanno sempre supportato nella progettazione sono stati quelli della semplicità, facilità di utilizzo, ma anche il fatto di garantire un'esperienza seamless e real time, che sono caratteristiche che ad oggi gli utenti, diciamo, danno quasi per scontate in tutte le applicazioni che utilizzano. Per concludere un po' l'aspetto del banking, come raccontato prima da Ivan, per noi il tema dell'educazione è un tema molto caro e visto che la nostra applicazione ha come target comunque un pubblico molto giovane, uno dei nostri obiettivi è quello di educare i giovani al risparmio. Per questo motivo, come insegna la scuola Mediolanum e i Family Banker, andiamo a inculcare nella testa il concetto del risparmio che gli utenti possono raggiungere andando a crearsi degli obiettivi, quindi dei salvadanai di risparmio che noi chiamiamo drop, perché goccia dopo goccia, quindi soldino dopo soldino, possono raggiungere i propri obiettivi. Qui riprendo un po' il concetto toccato da Luca, nel senso che uno degli obiettivi futuri sarà poi integrare e dare la possibilità, ovviamente, non solo di impostare degli obiettivi, ma supportare anche i clienti in quella che è poi la concretizzazione dell'obiettivo, come può essere, per esempio, l'acquisto di una casa, quindi supportare poi il cliente nelle fasi successive. Anche del processo di acquisto. Parlando della funzionalità di carta, che ovviamente per noi è una commodity, come anticipato da Ivan, abbiamo cercato di integrarla all'aspetto della sostenibilità, quindi al nostro principio, e infatti, come immagino sapete, la nostra carta è di legno e quando l'utente richiede una carta, noi andiamo a piantare un albero per compensare le emissioni di CO2 che vengono prodotte a fronte appunto della produzione e la spedizione della carta. La carta ovviamente nasce virtuale, ma se l'utente poi vuole la carta fisica, è caratterizzata appunto, è composta da due strati di legno e all'interno c'è un sottilissimo strato di plastica riciclata sempre per rimanere in tema di sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda il tema della sostenibilità, diciamo che abbiamo diverse funzionalità all'interno dell'applicazione.
Quando l'utente richiede la carta, ovviamente può visualizzare l'albero e la sua crescita all'interno della sezione relativa alla carta e ricevere notifiche proprio sulla crescita del proprio albero. Nonché rispetto sempre alla funzionalità di emissione di CO2, con la partnership con Doconomy, che è un'azienda, una startup svedese che ci permette di calcolare le emissioni prodotte dalle transazioni con carta, andiamo a dare evidenza della CO2 prodotta dalle transazioni, anche dando evidenza di quelle che sono le transazioni che hanno contribuito a creare quell'impatto di CO2. Ovviamente per gli utenti friend, perché non ci piace chiamarli utenti premium, quindi gli utenti che scelgono di sottoscrivere l'abbonamento a pagamento, c'è una funzionalità ulteriore che va a compensare la CO2 prodotta dalle spese andando a piantare degli alberi. Passando poi al tema dell'education, diciamo che, come detto prima, è un tema, molto importante perché abbiamo appunto l'obiettivo di educare le persone non solo a tematiche, come abbiamo visto prima sui drop del risparmio, ma anche, diciamo, a tematiche un pochettino più soft, come per esempio, il public speaking, piuttosto che altre tematiche che possono migliorare la vita delle persone cercando appunto di abbracciare a 360 gradi il concetto di benessere dell'individuo e, come già detto molto bene da Ivan prima, promuovere lo spirito imprenditoriale. L'educazione ovviamente non passa solo dai contenuti presenti nell'app che cominciano a essere diversi e molto molteplici e su diversi veramente aspetti, ma è molto importante per noi l'osservazione dei comportamenti e anche l'analisi dei dati che insieme a tip e a gentle nudge che andiamo a mandare con notifiche agli utenti, diciamo, hanno l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'utente rispetto alle sue azioni e spingerlo a fare dei piccoli cambiamenti giorno dopo giorno per andare a migliorarsi nelle sue abitudini d'acquisto piuttosto che comportamenti di sostenibilità o quant'altro. Passando poi al tema del gaming, diciamo che un altro aspetto molto caratterizzante e innovativo della nostra app sono proprio le dinamiche di gamification che abbiamo introdotto nell'app con l'obiettivo di coinvolgere e rewardare l'utente stimolandolo ad utilizzare costantemente l'applicazione e a sfidarsi fungendo un po', diciamo, da motore motivazionale. E ovviamente la gamification è trasversale a tutta l'applicazione, tanto che è stato singolare il fatto che in alcune interviste che abbiamo fatto gli utenti quasi hanno detto che si trovano quasi all'interno di un videogioco e infatti la gamification, diciamo, che è molto trasversale e l'abbiamo integrata anche all'interno delle logiche di member get member, quindi gli utenti a fronte dell'invito di amici ricevono delle gemme che sono come delle monete virtuali che poi possono convertire in buoni di acquisto all'interno del nostro bazar. E con questo, diciamo, passiamo all'ultimo aspetto del nostro ecosistema, che è quello dell'entertainment, che andiamo a coprire appunto mettendo a disposizione degli utenti un vero e proprio negozio virtuale, che appunto noi chiamiamo Bazar, all'interno del quale l'utente può acquistare esperienze, gift card, buoni sconto, ma attendere anche dei prodotti fisici utilizzando il proprio saldo, oppure utilizzando le gemme.
che ha raccolto tramite gli amici invitati o le azioni svolte in app e quindi riprendendo il concetto della gamification. Concludo qui la mia presentazione e ringrazio ancora Sketchin per la possibilità di aver fatto questo speech e soprattutto per il contributo che ci ha dato nella costruzione del prodotto, insomma, di questo ecosistema. Lascio ora la parola a Roberto. Grazie Barbara, grazie Sketchin per averci qui. Quindi continuo la trattazione raccontando un pochino del nostro ecosistema. Quindi Flowe, oltre a essere chiaramente purpose driven, costituisce anche un vero e proprio ecosistema di partner. E questo lo fa grazie anche a una piattaforma tecnologica particolarmente innovativa. Quindi diciamo che la piattaforma diciamo tecnologica su cui poggia Flowe è totalmente nuova, quindi non abbiamo riutilizzato nulla dell'IT di Banca Mediolanum, ma abbiamo costruito from scratch una piattaforma totalmente nuova basata su microservizi e che è anche totalmente in cloud. Totalmente in cloud anche per quanto riguarda delle componenti, come dire, molto importanti per una neobank o per una banca in generale, che è il core banking. Quindi in particolare abbiamo scelto un core banking, diciamo, molto innovativo, che è quello di Temenos, T24, core banking svizzero, ma anche tutti gli altri player che stanno intorno, quindi anche quelli non di natura strettamente bancaria, e quindi vedete qui abbiamo Healthy Virtuoso, Start to Impact, Zero CO2, We Student, Just Nox, eccetera, sono tutti quanti player che abbiamo integrato in questa piattaforma, grazie alla nostra, diciamo, architettura aperta, che ci permette di dialogare tramite API con qualunque partner. E quindi da questo punto di vista, dal punto di vista strettamente tecnologico, per noi integrare un core banking è quasi equivalente a integrare, per esempio, Healthy Virtuoso, che è il nostro player che ci misura i passi o l'attività fisica durante la giornata. I player che vedete qui rappresentati sono puramente esemplificativi, ma sono di natura appunto sia strettamente banking e legati ai pagamenti, come per esempio vedete Sia, che presidia tutto il mondo sicuramente delle carte, ma vedete appunto anche Uami, Duconomy, Zero CO2. Andrei sulla slide successiva, rinforzo il concetto che appunto stava dicendo prima Barbara, quindi il fatto che siamo comunque un'intersezione di quattro industry, quindi abbiamo sicuramente la parte finance, banking, che diciamo è quella da cui siamo nati, essendo una email, ma ci sono anche quelle di entertainment, gaming ed education. Questo come lo facciamo? Da un punto di vista organizzativo siamo organizzati in perspective. Cosa significa questo? Significa che diciamo, abbiamo un'organizzazione non fatta a organigramma, ma di fatto ci sono, diciamo, quattro, anzi poi vedremo, in realtà sono cinque aree di influenza, dove una è quella di cui ci occupiamo io e Barbara, che si chiama Experience Design e che si occupa della realizzazione del prodotto digitale end-to-end, su cui appunto abbiamo avuto questa lunga collaborazione poi con Sketchin, e quindi andiamo dalla parte di ricerca, service design, la UX, UI, e poi in ultima analisi la realizzazione del software, e poi ci sono le altre aree, e quindi diciamo che ciascuna di queste aree, che adesso vi racconterò, si preoccupa di affrontare le tematiche, le issue che abbiamo all'interno di Flowe da una diversa prospettiva, da qui appunto il nome di perspective. Abbiamo Value Ecosystem, che è quella perspective che si preoccupa di trovare sul mercato partnership, collaborazioni, prodotti e servizi innovativi e che poi cerchiamo di integrare all'interno dell'app di Flowe, e presidia anche tutti gli aspetti, diciamo, del conto economico di Flowe, perché giustamente è vero che siamo una società benefit, ma abbiamo anche l'obiettivo di fare profitto. Abbiamo Happiness and Caring, dove, diciamo, in questa perspective le persone si preoccupano di curare la relazione con i nostri Flowmi, con i nostri clienti, di renderli per l'appunto felici, e di trattare poi eventualmente le problematiche che ci sono dal punto di vista di back office. Qui ricordiamo che abbiamo un chatbot che svolge, diciamo, l'interazione di primo livello ed eventualmente si può scalare su degli operatori in chat sempre, oppure successivamente si può essere ricontattati tramite telefono.
E quest'area si preoccupa anche di curare tutti ciò che sono gli aspetti di relazione con i nostri player, diciamo hard, da un punto di vista proprio di fabbriche prodotto, quindi bancarie, pagamenti e riconoscimento firma digitale. L'altra prospettiva è quella di augmented intelligence, e quindi presidia tutto il mondo dei dati, dell'intelligenza artificiale che ci abbiamo costruito e continuiamo a far evolvere sopra i dati. E presidi anche tutto il mondo delle tecnologie, dell'infrastruttura, delle architetture. L'ultima, particolarmente diciamo distintiva, se volete, per un financial institution, ed è quella dei Culture Studios. I Culture Studios sono una vera e propria agency di comunicazione che abbiamo deciso essere una core competence, e quindi abbiamo deciso di internalizzare. Da questo punto di vista, diciamo che queste quattro aree sono tutte quante partite con uno sbilanciamento, chiaramente inizialmente quando Flow è nata sulla consulenza, e qui mi collego per introdurre qual è stato il percorso fatto insieme appunto a Sketchin, perché anche Experience Design inizialmente, quando siamo partiti, tutta Flowy era costituita da 6 persone. Ovviamente non potevamo raggiungere l'obiettivo di andare a mercato con sole 6 persone, quindi ci siamo rivolti a dei partner, giustamente. Nel mondo del design abbiamo individuato Sketchin, visto il fit che c'era e su cui ci siamo trovati immediatamente, e di conseguenza, quando è arrivata Sketchin, ed era diciamo più o meno la fine di luglio del 2019, avevamo incominciato a sviluppare l'app di Flowey, la componente di platform, senza avere dietro un design system, senza avere proprio neanche i wireframe disegnati. Avevamo incominciato a sviluppare qualcosa che sapevamo dovesse esserci per certo nella nostra app, e che era il processo di onboarding. Grazie a Sketchin, quando è arrivato, quindi il grosso del lavoro è incominciato a settembre, abbiamo staffato i gruppi di lavoro e abbiamo affrontato gli aspetti, diciamo, quelli più alti, se volete, di ricerca di service design, per andare a individuare diciamo le funzionalità chiave che volevamo portare all'interno dell'app, sia da un punto di vista banking, ma anche da un punto di vista appunto di entertainment, education e gaming. Abbiamo costruito la UX, la UI, e diciamo abbiamo prodotto materiale sufficiente per alimentare poi tutta la fabbrica, tutta la filiera di sviluppo. Nel corso del tempo, ovviamente, abbiamo internalizzato un po' di competenze, e quindi abbiamo poi, diciamo, chiuso, diciamo, la collaborazione quando siamo andati di fatto a mercato a giugno con Sketchin. Devo dire, il percorso è stato veramente notevole, concentrato nel tempo, perché in poco più di 6 mesi praticamente abbiamo realizzato da zero quello che è Flowey, che vedete oggi, diciamo, sulle app. Per tutto il lavoro svolto ringrazio nuovamente Sketchin, e lascio la parola a questo punto a Sergio per qualche domanda, qualche curiosità e Certo. approfondimenti. Grazie. Beh, innanzitutto complimenti sentitissimi, perché è molto interessante. Io sono stato a sentire tutto, sono soltanto allontanato di 1 metro per mettere il pulloverino, perché per sottolineare la differenza anagrafica, e quindi poi voi siete in ambiente tropicale, perché si vede dagli sfondi che siete in foresta amazzonica. Io ho messo un terribile sfondo finto con le copertine. Grazie davvero, una presentazione molto bella, innanzitutto complimenti, e poi piena di spunti interessanti, stimolanti. Intanto io faccio il gioco a piccolo giornalista e aggiungo, per chi non le conoscesse, aggiungo il dettaglio delle qualifiche, perché non è un gioco culturale o intellettuale, ma c'è dentro tanto scopo, direi, credo. Ne alludeva all'inizio Ivana, no? CEO, in questo caso, non è soltanto Chief Executive Officer, quindi amministratore delegato, ma è anche Cultural Energy Orchestrator, quindi un signore che fa il direttore d'orchestra, diciamo così, di una serie di energie culturali diverse, che sono interne ed esterne, come abbiamo visto esaminando la corona di partnership che convergono sull'interfaccia Flowey. Roberto è Experience Design Perspective Practitioner, quindi anche qui parliamo di una job description totalmente nuova, ma perché nuovo vuole essere l'output di questo modo di considerarsi. Quindi capire che esperienza offrire, mettersi nella prospettiva del disegno di questa esperienza che possa incrociare le esigenze del nuovo cliente rispetto alla nuova offerta. E Barbara, Experience Design, Product Owner and Design Director,
di Flowe. Quindi vedete che non siamo nemmeno nella definizione delle funzioni professionali, non siamo più nel campo conosciuto, ma siamo nel campo nuovo. Allora, la mia domanda, intanto vi dico subito che man mano che avremo domande da chi ci sta seguendo, ovviamente hanno la precedenza. Rompo il ghiaccio con una domanda, insisto nel gioco, ma è un gioco, io non cerco di fare altro che studiare queste cose, per fortuna ho dei figli giovani e poi comunque, come qualcuno dei nostri ospiti sa, io ho cominciato presto a lavorare su internet, quindi la prima frase l'ho seguita bene. Sul mondo digitale, internet come metafora, come sineddoche del mondo digitale. La domanda è: quale riscontro, non tanto dal mercato, siete giovanissimi, ma dalle ricerche, avete trovato del fatto che il target gradisca e fruisca volentieri della vastità diversificata di offerte che vive entrando nel mondo Flowe? Questo lo chiedo perché c'è del nuovo, c'è dell'antico, no? Io mi ricordo, vi dico due esempi proprio stupidi che però sono assolutamente analogici, però hanno secondo me una radice comune. Due successi transitori di contaminazioni trasversali. Io ricordo quando negli anni 80 la Fiat aprì in numerosi store della Rinascente si chiamavano Money Corner, ed erano degli angoli dove personale del gruppo Prime, qualcuno ricorderà che all'epoca la Fiat aveva il controllo diretto di attività finanziarie, di fondi investimento tra i pionieri del settore, e in effetti riuscirono a funzionare bene a lungo. Poi il gruppo uscì dall'ambito del sistema Fiat e quindi l'esperienza si concluse. Invece non si è conclusa, ma si è evoluta, anche quella un'esperienza di casa Fiat all'inizio, perché c'è stata dell'innovazione anche da quelle parti, quando le concessionarie cominciarono a vendere polizze fisiche con dei banchetti nelle grandi concessionarie della Toro, che era un gruppo, è un gruppo Fiat. Anche questo è uscito dall'ambito del gruppo, è finita quell'esperienza, però adesso qualunque concessionaria ha una polizza che ti vende se gliela chiedi, e per cui tu esci con la macchina già assicurata. Fine di questo flashback indagherrotipo, no? Per chiedervi, io uso in parte i servizi trasversali che trovo nelle mie utenze, però in parte perché ho i capelli grigi. Quanto in più si può lavorare in questa direzione, appunto, al punto di offrire le altre cose che abbiamo visto poco fa? Mi incuriosisce perché è evidente che il core business nasce bellissimo, è evidente, come dire, è banale. Non è banale riuscirci a farlo bellissimo, ma è normale che abbiate profuso il vostro impegno in quella direzione, perché è il cuore della proposta, è la qualità e l'efficienza dei servizi che uno si aspetta da una banca di questo tipo. E il resto, quanto piace nei sondaggi, nei carotaggi che avete fatto? Non so chi voglia rispondere. Sì. Magari provo io, ma diciamo, sì. non esistendo gerarchie in Flowe, cioè, prego anche i colleghi di integrare o anche di modificare il punto di vista. Provo a raccontarti un po' di cose, Sergio. Allora, diciamo che vero, siamo giovanissimi, però per fortuna, Sergio, dovremmo fare questa settimana superare il muro e il tetto dei 200.000 nuovi clienti, la più veloce in 5 mesi e mezzo, la più veloce delle altre digital bank in Italia, ha impiegato 12 mesi per fare 100.000 clienti, e stiamo un attimo guardando in Europa, non ci risulta che nessun'altra digital bank su scala europea abbia avuto questo tasso di crescita. Quindi abbiamo una prima proxy, non è tutto, però una prima proxy che, come dici tu, c'è un mercato fuori che risponde. Allora, Ivan, siete andati a casaccio o avevate delle idee, delle intuizioni, come le avete messe a fuoco? Allora, ritenevamo questi due macro trend, quello, diciamo, dell'inquinamento. Combattiamo, siamo un brand activist, Sergio, che promuove attivamente un concetto della Better Being Economy, un'economia del miglioramento che combatte due mostri. Il primo, dell'inquinamento e utilizzo indiscriminato delle risorse, è una dimensione we,
pianeta, noi collettività, e uno, ho raccontato un po' di Bob Johansen e il concetto della self-entrepreneurship, quindi diciamo formazione adeguata, miglioramento continuo e diciamo disoccupazione. Sergio, ti è chiaro a te dal punto di vista di economy, Certo. ti è chiarissimo il tema che siamo terzi, terzultimi in Europa per disoccupazione giovanile. Per disoccupazione in senso generale e cara grazie alle casse integrazioni temporanee e poi ne vedremo dopo, no? Quindi è necessario proprio lavorare su questi temi e come li abbiamo indagati? Sergio, abbiamo, come diceva Luca, una customer centricity talmente, ma il nostro fondatore costruito intorno a te, Sergio, cioè nel 97 tutti facevano i muscoli per la conta delle filiali e il nostro fondatore diceva: no, io faccio una banca senza rete, le persone vanno a casa delle persone e addirittura sul televideo, Sergio, televideo, ok? Ecco, ecco un po' il DNA. Cosa abbiamo messo a terra? Abbiamo costruito il primo osservatorio nella relazione con il futuro della Gen Y e Gen Z e dei genitori della Gen Y e Gen Z. Sergio, ho avuto l'anteprima oggi, avevamo fatto una serie di carotaggi qualitativi, ho avuto l'anteprima oggi della ricerca quantitativa, entra il Covid, ma ci credi che non è la preoccupazione numero uno? A seconda delle fasce di età, l'ambiente o la disoccupazione sono i numeri uno. Ok, per i giovanissimi, Sergio, per i giovanissimi che in passato non avevano proprio l'ammalarsi, compare un Covid, ma non in top priority, ok? Perché hanno capito, ma se la becco comunque mi va bene. E per i giovanissimi intransigenti, Gen Z sono talibans, il problema più grande per loro è l'ambiente, la sostenibilità del mondo. Cioè, hanno pragmaticamente realizzato che le generazioni precedenti hanno ipotecato il loro futuro. Ok? Dopo abbiamo una fascia 30-40 anni, Sergio, che dice sì anche a malarsi, ma la numero uno è: e mo? Quali sono le mie conseguenze? Cioè, guardano già prima o dopo la sfangheremo. Vaccino, non vaccino, Sergio, non, in un qualche modo si sfangherà, ma la gente è preoccupata del lavoro, del reddito, della sussistenza e quella fascia 30-40 anni, Sergio, ma io come mi rendo indipendente rispetto alla mia famiglia d'origine? Ecco, questi sono veramente i due pilastri centrali. Noi questo osservatorio permanente lo annunceremo. Credo a dicembre, primi di gennaio, e vogliamo che diventi un patrimonio di tutti. Ecco, quindi diciamo che sono state intuizioni di macro trend, ma poi carotaggi sul campo concreti. Bene, ti ringrazio di questa risposta. C'è una prima domanda dal pubblico che credo, adesso la prima la leggo, poi penso che forse le fintech come Flowy saranno viste come proof of concept per trasformare le grandi banche tradizionali o finiranno per sostituirle? Io, magari che dite, Luca, che... Ma allora, secondo me, per quanto voglio dire a Ivan e Roberto, sono dei segnali deboli di attori che sicuramente faranno il loro percorso, ma è difficile che sostituiscono in tutto e per tutto le banche tradizionali, ma semplicemente per un problema di prodotto. Che giustamente Roberto, Ivan e tutti quanti il team di Flowy per filosofia hanno detto: battuta tua, Ivan, ti rubo le parole. Mi alzo la mattina e provo a fare una piccola cosa che spinge le persone a far andare un po' più avanti. Loro fanno il conto di pagamento, fanno la carta, però il grosso del banking oggi è fatto ancora di operazioni più complesse e su gestioni patrimoniali più complesse, su eventi della vita più complessi. Ho un figlio, devo fare un mutuo, devo comprare una cosa, devo investire. Per cui ci vuole tecnicamente troppo tempo.
perché troppe decadi, perché un attore emergente possa sostituire le banche tradizionali in tutta questa gestione del patrimonio, in tutto quello che è il mercato. Però quello che posso dire d'altra parte è che loro settano l'aspettativa, cioè i clienti oggi di Flowy, che probabilmente svilupperanno i loro servizi tutta la vita con Flowy, però nel mercato comune si iniziano ad aspettare verso il mercato quello che noi cerchiamo di mostrare nello scenario. Magari banca non lo farei esattamente come lo fa Flowy, però devi iniziare attraverso la tecnologia, attraverso delle esperienze che però si leghino al mio obiettivo finale. Nessuno ha l'obiettivo di fare un'ipoteca, nessuno ha l'obiettivo di fare un mutuo, cioè quello è un mezzo, non è un fine. Quello che deve succedere, quello che secondo me stanno insegnando come proof of concept al mercato, è che bisogna, tra moltissimi business, non solo le banche, se parliamo di banche, ma moltissimi business, secondo me devono, a livello di progettualità, a livello di come costruiscono i servizi, allinearsi al fine delle persone e non al mezzo delle persone. Cioè le persone hanno bisogno di intrattenersi, hanno bisogno di trovare lavoro, hanno bisogno di poter finanziare una vacanza, hanno bisogno di poter comprare casa. È anche poco efficiente economicamente dal punto di vista della domanda, perché poi qui Sergio mi bacchetterà le mani, ma dal punto di vista della domanda, è un sogno che un interlocutore possa veramente aiutarmi a trovare casa dall'inizio alla fine. Ma dal punto di vista del dammi una mano a capire dove, tienimi al sicuro, aiutami a trovare casa, prendere casa, finanziare, pagare e fare tutto il ciclo di vita. Perché oggi abbiamo un'infinità di operazioni che sono finanziarizzate, ma la banca è un attore in mezzo. Poi magari non lo faranno le banche, perché tra l'altro stasera stiamo parlando di banking, non di banche. Perché con l'avvento dell'open banking, magari fra un anno chi farà queste operazioni qua sono i real estate. Magari saranno delle aziende di altro tipo. Magari l'educazione finanziaria che tocca il mondo degli investimenti verrà fatta da attori di educazione oggi. Quindi, per quello che anche stasera vogliamo parlare di banking e non di banche, perché con l'avvento di questa nuova, cioè in questo momento, secondo me, vincerà in futuro chi riuscirà a utilizzare la tecnologia per risolvere i problemi legati al banking delle persone dall'inizio alla fine. Mi sembra una prospettiva importante, soprattutto perché alla fine si sta chiaramente forse divaricando, e qui mi viene l'altra domanda, la prossima domanda mia, in attesa di ulteriori. Il mondo dell'attività del prestare denaro, che è estremamente regolata e rimarrà tale, dal mondo che ruota attorno ai servizi di pagamento, e che può essere semplicissimo, o più ricco, e che in questo caso è ripensato completamente. Però mia domanda diventa: quali margini di vicinanza si possono un domani trovare tra i servizi di pagamento e invece anche attività creditizia, se e quando evidentemente da istituto di pagamento si potrà diventare banca, e se questa prospettiva rientra in un plausibile futuro oppure no? Questa è una curiosità che... Grazie, grazie Sergio. Avrai capito dal mio sorriso che hai toccato un filone. Mi piace se Roby ti va di rispondere, così si capisce che non ci sono capoccia, capoccioni. No, allora, diciamo che per come siamo fatti, quindi per il fatto stesso di essere una email, la email non può chiaramente gestire in maniera diretta il credito e gli investimenti, Oggi e no. questo ça va sans dire, oggi no. Quello che può fare però una email è collocare un credito di terzi, e E quindi di chi, Bob? in questo senso noi stiamo lavorando ovviamente con Casa Madre, quindi con Banca Mediolanum, c'è già attivo un progetto per attivare il credito. Questo chiaramente va a portare con sé dei margini importanti, perché sulla monetica lo sappiamo benissimo, ci sono i casi pubblici sul mercato, nessuno sta facendo i soldi, quindi ovviamente dobbiamo ricercare delle linee su fare margini. Sicuramente il credito è uno di questi. L'altro importante ovviamente potrebbe essere un domani quello degli investimenti, dove anche qui la email non può fare investimenti direttamente in fondi o in azioni, ma potrebbe
potrebbe collocarne di terzi o remunerare i depositi, perché noi per esempio abbiamo i drop, che sono questi wallet, questi borsellini di risparmio, dove semplicemente andiamo a segregare degli importi per non renderli disponibili alla spesa, per educare le persone al risparmio, ma un domani potremmo montarci sopra una piccola o grande remunerazione. Quindi siamo d'accordo con Sergio, con Luca, che era un po' quasi dispiaciuto, per dire mi dispiace per Roberto e Ivan che mi stanno simpatici, ma se ti dovessi dire mezzo grammo di fortuna che ha Flowy in questa partita e non essere una standalone, ma essere una fintech del gruppo Mediolanum, corretto? Ecco, se posso aggiungere un piccolo dettaglio, diciamo che tra l'altro Flowy inizialmente non è nata con brand Flowy, ma Flowy inizialmente si chiamava MedLab, quando non avevamo ancora trovato il nostro brand. MedLab era, diciamo, evocativa di Mediolanum Laboratory, e quindi volevamo essere un laboratorio di sperimentazione fondamentalmente di tre cose: nuove tecnologie. No, allora, nuove tecnologie, e sicuramente l'abbiamo fatto, nuovi modelli di business, e anche qui ci stiamo provando, e nuovi modelli organizzativi, direi che anche qui, per anche come qui siamo fatti. Senti, un tema che mi pare, come dire, coerente. C'è Francesca Di Mari che dice, Francesca dice che vuole fare una domanda. Francesca Di Mari sono io, e vedo che in realtà c'è Francesco Vita che ha alzato la mano. Ah, ok, Francesco Vita, scusa, perfetto, sì. Allora sì, mi taccio subito, prego. Sentiamo la domanda dal floor. Francesco Vita dovrei averla abilitata a parlare. Vero? Vediamo se... Se non dovesse, può sempre scriverlo. Sì. O direttamente a me o nel modulo delle domande e risposte. Perfetto. Intanto una domanda sulla composizione sociale di questo che non è più un campione, ma è già un pubblico importante. Età media e gender, perché una cosa che mi sembra interessante è la riproposizione di una frontiera che le banche tradizionali non hanno, secondo me, presidiato bene, che è quella della neutralizzazione degli steccati di genere, perché... No, ti posso... guarda, ti abbraccio virtualmente. Barbara, hai piacere di rispondere tu. Se non ti ricordi i numeri precisi, vai a posto, te li integro. Però mi piace che proprio anche come rappresentante di genere lo racconti tu. Sì, diciamo... Non ti preoccupare, i dati più o meno giusti sbagliati. Io ti dico che l'età media adesso... di tutte le esatto, 27, è scesa a 27 e mezzo, ok? Esatto. E vai sull'altro dato più importante. Sì, come età media diciamo che siamo intorno appunto ai 28, 27, 27 e mezzo, mentre per quanto riguarda il genere diciamo che siamo partiti abbastanza sbilanciati verso gli uomini, ma ultimamente diciamo che le donne stanno recuperando, e quindi abbiamo raggiunto, non dico quasi la parità, ma ci stiamo molto avvicinando, quindi... Barbara, dal primo di novembre, quando abbiamo fatto quel piccolo cambio di prospettiva comunicativa, dal primo di novembre a oggi, 24 novembre, quante donne e quanti uomini salgono in Flowy? 50 e 50. L'ho guardata ieri, la data. Con una leggerissima, preferenza, Sergio, femminile, 50,2 donna, 49,8 uomo. Sergio, nasce da, il team lo sa, Roby e Barbara possono testimoniare, da una mia seccatura, quando una mattina eravamo a il 36-37 donna, ok? E inizialmente il team, quando io Sergio incalzo, dice no, ma Ivan, ferma lì. Gli altri, player X e player Y, sono al 20 donna. E Sergio, sai che c'è? Io sono papà, quindi mi guardo Pietro, 15 anni, Beatrice, 12 anni, io dico, ma scusa, Beatrice mica starà a casa col burka, segregata in cantina, non avrà accesso... No. Cioè, ecco,
Allora, perché una ragazza, Sergio, deve avere meno accesso agli strumenti di economia e finanza digitale? Perché? Ok, vuoi sapere cosa abbiamo fatto? Comunicavamo in promozione il buono Amazon, abbiamo comunicato le 150 gemme convertibili anche in Decathlon per il tuo running e la tua forma, per i buoni Douglas per prenderti cura di te stesso e Zalando per diciamo vantaggi economici e acquisti, e abbiamo avuto una città di Catania che è diventata in quel periodo di tempo una delle principali città in termini di acquisizione, a 65 donne e 35 uomo, con alcune ragazze, una di 19 di 23 anni, che hanno postato in un gruppo di donne di Catania che Flowy era un digital player da considerare. Ecco, mi induci una controdomanda velocissima. Nord, sud, centro, c'è qualche evidenza interessante o Roby. l'amministrazione? Sì, anche su questo diciamo che siamo un po' particolari, nel senso che osservando un po' la distribuzione dei nostri clienti, direi che abbiamo avuto un successo particolare al sud. Stava citando prima appunto Ivan Catania come città dove abbiamo avuto una particolare penetrazione, ma anche Napoli, anche altre aree del sud Italia, delle isole in particolare, hanno avuto un successo veramente notevole. Questo ce lo siamo spiegati anche un pochino perché, essendo arrivati un po' dopo rispetto ad altri player, che sono chiaramente già sul mercato da un paio d'anni, su aree più urbane come può essere Milano e circondario, ovviamente questi player sono già presenti. Quindi noi stiamo andando a prendere, diciamo, ragazzi che magari sono o, tra virgolette, non bancarizzati o che magari avevano prodotti di tipo più semplice. E di conseguenza abbiamo beccato forse la seconda ondata, ecco. Poi chiaramente ci sono gli sperimentatori, quindi quelli che le carte ce l'hanno un po' tutte, quindi per provarle, per carità. Però, come dire, stiamo avendo un discreto successo proprio nel sud delle isole. Io mi permetto qui di aggiungere non una domanda, ma una considerazione da meridionale, ancorché da tanti anni emigrato, perché tale è la definizione corretta, ancorché antica. Secondo me ci sono delle praterie al sud, perché c'erano dei legami forti con dei brand bancari locali, ma non ci sono più. E quindi c'è addirittura uno studio, per chi si occupa un po' di queste cose, per chi ne ha un minimo di sensibilità, anche tra i giovani. L'idea è che non ci siano più banche locali, legate al territorio veramente, non come, diciamo così, verniciatura successiva, quelle non mancano. Beh, insomma, secondo me Sergio, crea Sergio, più. altra cosa importante, ok? Ho parlato perché io per tenermi aggiornato, il miglior modo di tenermi aggiornato, io spesso la sera dopo le 9 converso con i ragazzi che vanno più o meno dai 15 ai 25 anni che ci seguono a vario titolo, ok? Quindi faccio delle video call e chiacchiero con loro. Allora, ti faccio questo scenario qua. Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia hanno un feeling e una sensibilità sull'inquinamento, Sergio, che Pazzesca, sì. non ha nessun altro in Italia. Non c'è bisogno che ti dica che cosa è finito giù negli anni, ok? Quindi quei ragazzi lì lo vivono quotidianamente sulla loro pelle e hanno deciso che è arrivato il momento di cambiare le regole del gioco, ok? Mentre simpaticamente il milanese è un po' più imbruttito, ok? Se c'è più smog a Milano, comunque l'aperitivo si va avanti lo stesso e così deve essere così, ok? Sì, questo c'è davvero, c'è assolutamente davvero. Ecco, tornando un attimo a Luca, io ricordo che proprio citavamo prima Ennio Doris, io nel 2015 partecipavo a un'intervista pubblica dove lui citava l'allora amministratore delegato del Banco di Bilbao che diceva che nel mondo nel 2030 sarebbero rimaste 20 banche classiche globalizzate, cedendo il passo a tutta un'altra serie di attori. E citava questo vaticinio senza farlo addirittura proprio, però aderendovi concettualmente. Io credo che ci stiamo avvicinando a quello schema lì.
Secondo voi, e qui ve lo chiedo a Luca come analista di mercato e strategist, e poi a voi se vi fa piacere pronunciarvi, non è assolutamente improcrastinabile una scrittura delle, riscrittura delle regole che consentano di accompagnare questo processo? E poi non è che io sono contento se penso a un mondo tra 20 anni, beh, non è so, tra 20 anni, per quanto riguarda me, spero di non aver più bisogno di prestiti, sarei guai, ma insomma, dove poi alla fine il denaro lo prestano 20 soggetti, poi c'è il resto, poi c'è il crowd, poi c'è il mercato di capitale, però insomma, quindi diciamo, da una parte mi incuriosiva a questo punto, e voi povere banche, no? E dall'altra, il nuovo credito, il nuovo modo di fare servizi finanziari e le regole. Così, due temi per avvicinarsi poi direi sì, alla conclusione. Prego. Chi vuole Allora, a magari. parte appunto, io sono appassionato in materia, però appunto, occupandomi più di design e di servizi, la vedo un po' dall'esterno. Però ti dico sinceramente, allora non so se rimarranno 30, non dubito per quanto è complesso il mondo, sicuramente, però il fatto che ci sia una concentrazione di banche è indubbio per appunto più che altro per le leve finanziarie, però di fatto quelle che sono le operazioni bancarie in realtà passano anche dalle banche a tutti quelli che sono altri interlocutori, cioè molti over the top tratteranno nei prossimi 20 anni una buona parte delle operazioni bancarie, per cui quello che noi oggi parliamo, intendendolo che è una banca, domani non è così strano che siano alcuni over the top americani a gestirlo. Però detto questo, le regole vanno, secondo me, vanno cambiate, ma in due direzioni. Allora, perché da un certo punto di vista, qui siamo un po' nel paradosso diciamo, del mercato digitale unico globale. Vale a dire, in realtà, per il consumatore di per sé, avere pochi attori molto grandi che portano deflazione sui costi e aumentano la qualità dei servizi, potenzialmente è un beneficio. Cioè, questo è un po' il paradosso. Il problema, come sempre, è se il re non è illuminato, perché non ci possiamo fidare fino in fondo del re. Quindi, allora, di sicuro, semplificare molte regole bancarie, molte regole di accesso ai mercati produce queste aggregazioni, però produce anche quel dinamismo che porta poi questi attori qua al fatto che se si fermano qualcuno poi li supera. Quindi una precauzione in realtà è, cioè il fatto che esistano più fintech e più attori piccoli che si possono muovere in modo snello, senza grandi oneri sul mercato, in realtà forza i grandi a non fare sia ad aggregarsi ma non fare grandi cavolate. Però in secondo luogo sicuramente bisognerà regolare gli abusi di questi attori eventuali. Perché qui la questione è, sinceramente, adesso ragiono in modo estremamente pragmatico, ma se a un certo punto servizi che potenzialmente sono di commodity diventano comuni in tutto il pianeta, in mano a pochi attori, ma con un effetto deflazionistico a vantaggio del consumatore, pensa per esempio le commissioni a carta di credito, perché no? È chiaro che dobbiamo avere delle misure di sicurezza, però questo tipo di visione è molto diversa, è molto più liberale e liberista di quella che si è avuto tanti anni fa, quando si è iniziato, cioè, a ragionare in senso opposto. È un bilanciamento, però sicuramente la deregolamentazione porta innovazione, anche se porta contemporaneamente a tendere a costruire pochi grandi attori, perché poi il mercato regolato tende a far eccellere chi ha maggiore capacità di investimento. È un bilanciamento tra le due cose, però in termini di esperienza cliente, in termini di consumatore, io voglio dare, voglio un istituto bancario, voglio un operatore che in qualche modo possa dare servizi e che si possa permettere una qualità del servizio, una potenza di calcolo tale da poter aiutare la persona con un reddito medio bassissimo a Catania di fare operazioni anche complesse, se la vogliamo rendere in questi modi qua. Perché se no oggi avremo sempre chi si può permettere i servizi bancari più raffinati e soltanto chi ha un certo reddito e chi non se li può permettere ha un alto reddito. C'è anche questo tema qua. Poi Ivan, so che tu avrai sicuramente un'opinione su questo argomento più complessa della mia.
Allora, Ivan, e poi c'è un'altra domanda dal pubblico che volevo. Sì, la provo a farla, ma avete descritto molto bene, cioè mi ritrovo d'accordo con Sergio, presidente spesso cita proprio BBVA. Sergio, a te che piace anche l'automotive, Marchionne cosa disse? Che resteranno quattro, ci sarà spazio mercato per 4-5 player automotive mondiali. Cioè, diciamo che questo livello di concentrazione è un po' un macro trend cross industry, ok? Cioè, i cloud player, Microsoft, Google, Amazon e più o meno, ok. Mi piace molto il tuo acume, Sergio, quando dici benissimo, capisco le economie di scala e tutto quanto, però troviamo degli accorgimenti per non avere degli abusi, no? Perché poi abbiamo magari la Fortnite che viene cacciata dall'Apple Store, cioè abbiamo diverse tematiche, ok? Piuttosto che poi i casi Cambridge Analytics, Analytica con Facebook e quant'altro, ecco, hai toccato una serie di temi. Quindi mi piacerebbe pensare che questo processo di concentrazione, per come diceva Luca, per democratizzare, no? Cioè rendere accessibile, sia però bilanciato da una deregulation che consenta anche a piccolini di innovare quantomeno sul lato front-end e distribuzione di un prodotto madre. Ecco, mi sentirei un po' meglio in un mondo che bilanciasse, diciamo, il consolidamento con la liberalizzazione almeno di microattività di quella value chain complessiva. Io dicevo che è arrivata un'altra domanda che vi sottoporrei, però non prendetemi in giro perché la domanda Anonymous attendì, e quindi poi ve la leggo e allora dici sei tu col compare. No, la domanda è come si comportano gli ultracinquantenni? Ecco. Io lo sono, dice questo signore, e dopo quello che ho visto e sentito aprirò sicuramente una nuova posizione. Non sono io, né un mio compare, però la domanda la ricevo e ve la giro. Grazie, e ti possiamo dire che la classe di età principale Flowy è perché l'abbiamo intenzionalmente disegnata per era nelle principali due transition of life iniziali di vita, quindi dai 18 che passano all'università ai 25enni che cercano, sgomitando Sergio oggi, difficilissimo l'ingresso nel mondo del lavoro, ok? Precariato e quant'altro. Quindi Flowy è conceptually, soprattutto in termini di slang, di UX writing, di design di interaction, disegnata per. Ma ti dissi all'inizio, non è solo per next gen e di mindset, se noi escludiamo il 18-25 che è proprio il cuore, ok? Poi abbiamo una valle 25-40 e risale 40-50. Bob è che è cinquantenne è felicissimo, lui lo considero il nostro diversamente giovane, lo prendo in giro. Certo. No, su questo se posso aggiungere, Ivan, è giustissimo quello che stai dicendo, no? Però, come dire, cambiano i casi d'uso, no? Nel senso Perfetto. che se vogliamo citare una funzionalità carina che abbiamo realizzato all'interno dell'app, che è quella delle spese condivise, le shared expenses, nascono per esempio per gestire il caso d'uso tipico di studenti universitari che condividono un appartamento quando studiano fuori sede. Quindi magari uno paga l'affitto, uno paga le bollette, l'altro fa la spesa e possono, diciamo, regolare questi sbilanci con un semplice swipe. Se la pensiamo per un ultra quarantenne, ultra cinquantenne, il caso d'uso possono essere le vacanze con un gruppo di famiglie dove uno compra i biglietti aerei, l'altro compra gli hotel, l'altro appunto prende qualcos'altro e anche qui si possono regolare queste spese anche facendo le quote diverse, se uno ha figli, se uno non ne ha, eccetera. Quindi, come dire, se uno ha il mindset giusto, che è quello di essere smart nell'uso degli strumenti digitali, non è necessariamente una cosa per ultra giovani. Poi sicuramente ognuno trova il modo diverso di utilizzare l'app. Io ho amici che sono ultra cinquantenni come me,
e quando andiamo fuori la sera a cena o a fare l'aperitivo, quando si poteva farlo almeno, quest'estate la utilizzavamo tranquillamente per dividere le spese in maniera semplice, anziché stare lì con i resti, le monetine. Questo è il Corretto, Bob. caso. E ulteriore effetto, Sergio, è spesso genitore, Roby genitore, quindi entriamo, io 43enne, tu 50, Io. no, 51, io 51. 51, Bob 51, che cosa entra in gioco? La relazione con i figli, Sergio. Quindi c'è proprio un istinto dal dire voglio iniziare a educare i miei figli, a alfabetizzare con quello che ci facevano le nostre mamme, col salvadanaio, metti i soldini da parte, ecco, è sparito questa usanza, no? Si è assolutamente eliminata qualsiasi frizione nei confronti del desiderio. Un nostro figlio necessita qualcosa e di base c'è un genitore che parte e assiste, ok? Credo che educativamente si debba fare un passaggio, soprattutto Sergio, perché tu sai l'impatto psicologico tra avere dei soldi, vederli fisicamente, prenderli da un portafoglio e vedere che vanno via, Certo. che impatto psicologico è passi e fai beep, ti sembra che sia gratuito, ok? Io credo che ci sia una responsabilità da parte nostra di genitori nel preparare i nostri figli a che cos'è il valore del denaro e a gestirselo in autonomia il prima possibile. In questo senso, quel lavoro sull'educazione finanziaria, detto così, raggela. E spegne i vulcani, la regolazione finanziaria si spegne l'Etna, però per capirci, quella roba lì, cioè spiegare queste cose che rientra un po' tra le mission che avete riassunto prima, è importante. E Allora, visto che dite, l'abbiamo fatta, Sergio, e poi mi spengo con Luis Sal, che è uno YouTuber che ha 23 anni e è praticamente lui che sale in cattedra, Sergio. Lui racconta i soldi in soldoni ai ragazzi. soldi in soldoni non c'è male. Allora, signori, io credo che abbiamo, diciamo, canonicamente raggiunto più o meno il target orario che ci eravamo prefissi, ma direi soprattutto abbiamo detto un sacco di cose interessanti. Quindi, da parte mia, sono incuriosito, soddisfatto, mi racconti tanti stimoli. Tra l'altro, merita di parlarne poi giornalisticamente quanto prima, se anche dal mio punto di vista. Non so se Luca voglia, in qualche modo, come promotore e padrone di casa, aggiungere due parole. Io diciamo che vi voglio veramente ringraziare diciamo, per questo percorso fatto assieme, perché è stato poi anche cioè noi, è interessante che come un percorso che noi stiamo guardando sul futuro e continuiamo a proseguire sul futuro, poi in realtà vede delle implementazioni tangibili. Questa forse è una delle cose più interessanti di quelle che stiamo facendo in Sketchin, che abbiamo fatto con voi, che stiamo facendo anche con altri attori, cioè come una progettualità strategica a più anni. Poi però trova un torna indietro nel tempo e la porti in quelle iniziative che devono. Perché noi oggi in realtà stiamo, detto sinceramente, stiamo su molti progetti progettando per il futuro, perché creando nuovi prodotti, nuovi servizi che verranno lanciati tra 1 o 2 anni, noi in questo momento molte volte progettiamo la sfera di cristallo. Quindi, però è anche questa la cosa interessante, perché poi sono piccole. Per riprendere ancora Ivan, sono piccole spinte, piccole scelte che se uno parte da una progettualità che dice sì, a livello di scenario, l'esperienza fu del futuro che vogliamo veramente vivere è quella, allora proviamo a portarla oggi, iniziamo a progettarla oggi, iniziamo a costruirla e si porta dietro non più soltanto interfacce, processi, schermate, non è più solo quello, è anche purpose, è anche prodotto, è anche una differente concezione del valore, è anche proprio un pensare che i prodotti e servizi che stiamo costruendo, un po' come li facevano negli anni del dopoguerra in Italia, che dovevano pensarli per cambiare diciamo, gli usi e i costumi dei consumatori, adesso siamo nella stessa situazione, però in un mondo globalizzato. E questa roba qua è, con la decade tecnologica che ci arriva di fronte, è estremamente interessante. Per cui stasera spero che abbiamo dato una prospettiva. Ce ne saranno altre su altre industrie che stiamo portando avanti, però ringrazio Ivan, Roberto e tutto il team. Tutto il team di Flowy anche per l'esperienza che abbiamo vissuto assieme.
Grazie anche da parte nostra, soprattutto a livello umano, le interazioni umane che ci sono state, perché ricordiamoci che alla fine non c'è design senza interazione umana, quindi anzi il design dovrebbe essere finalizzato all'interazione umana e aver un design nutrito da interazioni e relazioni umane, secondo me è un potente modo di approcciare le cose. Quindi direi fare un merito, se ci state, a Stefania Berselli, Lorenzo Plazzotta e tutto il team. Assolutamente, tutto il team, Certamente, certo. grazie. 6 mesi sono fatti la Sì, corsa. hanno fatto un po' di giorni, notti e anche un po' di weekend insieme a noi. Bene. Allora, grazie di tutto, grazie anche da parte mia veramente per le cose che ho imparato, per le cose che ho sentito, in bocca al lupo per questa esperienza che sta andando benissimo, quindi insomma, niente da dire se non auguri e complimenti. Grazie da parte mia. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, buona serata. Grazie a tutti.